Buongiorno, bentrovati amici di Sportisili qui direttamente dalla nostra pagina Facebook. Ve l'abbiamo preannunciata già nella giornata di ieri, abbiamo appena postato anche una stories sulla nostra pagina Instagram ufficiale, l'intervista esclusiva con Gabriele Mini. Ve lo introduco molto rapidamente per quei pochi che ancora non ne conoscono le gesta. Gabriele, grande protagonista del mondiale di Formula 3 a quattro ruote, primo anno per lui in questa competizione. Lui che un paio di anni fa ha anche portato a casa un titolo italiano nella sua categoria di appartenenza, adesso è pronto, lo ha già dimostrato di essere pronto a più riprese in questa prima parte di stagione. Anche ha vinto la gara, consentitecelo di dire, più prestigiosa, quella di Monte Carlo, la feature race della domenica, dopo aver conquistato una storica pole position. Invito Gabriele ad attivare la cam, così possiamo mostrarlo, possiamo anche far vedere, possiamo anche presentarlo al pubblico di Sportisi. Attendo giusto un secondo. Intanto ne approfitto per ricordarvi che questa intervista va in live. Lo sento ma non lo vedo, Gabriele. Poc'anzi lo vedevo dal riquadrino qui in Io sono regia. qui con la cam accesa. Ok, io ti Ciao sento. a tutti Intanto comunque. eccoci con Gabriele, l'abbiamo perso un secondo. Eccolo qua. Ciao Gabriele, benvenuto. Ciao, grazie mille, buongiorno a tutti. Allora Gabriele, partiamo un po' dalla curiosità, no? Perché tu in questo momento ti trovi a pochi chilometri da noi, dopo tanto girovagare, perché stai svolgendo gli esami di maturità. Intanto come sta andando? Beh, credo stia andando abbastanza bene. La prova di italiano credo ci abbia spiazzati un po' a tutti, in quanto abbiamo passato i scorsi 10 giorni, la scorsa settimana, a studiare, diciamo, certi autori, e poi non è capitato neanche uno del programma di italiano, quindi diciamo, ci ha spiazzato un pochettino, però poi la seconda prova di impianti credo sia andata abbastanza bene. Sono riuscito a scrivere molte pagine, 14, quindi credo dovrebbe essere andata bene. Tanto, se possiamo chiedertelo, cosa hai scelto alla fine per il tema, per la prima prova? Il tema di italiano ho scelto B2 e credo di aver fatto anche un bel collegamento con un esempio dei giorni d'oggi, quindi credo anche il tema non sia andato male. Ah, domanda molto curiosa, tra la scelta della traccia del tema e di vincolarti tra le lamiere di Monte Carlo, qual è stata la parte più difficile? Credo la scelta del tema perché non sono esperto nell'ambito, quindi diciamo, gareggiare a Monaco è una cosa un po' più semplice, secondo me. E questo è tutto dire, comunque, considerando anche i tanti tuoi colleghi più illustri, più esperti, che spesso e volentieri hanno incontrato delle difficoltà. Partiamo un po' dall'inizio, no? Dalle primissime tue apparizioni al volante, immagino tra kart, ovviamente dalle parti di casa tua, tra Marineo, la Valle dell'Eleuterio, raccontaci un po'. Beh, diciamo, tutto è iniziato grazie a mio padre, mi regalò al mio primo compleanno un go-kart. All'inizio lo usavo come un giocattolo, era nella mia stanzetta e lo usavo come un giocattolo, però non era mai stato messo in moto prima. Quando l'hanno acceso, quando lo accesero per la prima volta, poi ne fui impaurito e da lì, diciamo, passò circa un annetto e poi 2 anni e mezzo cominciai, diciamo. Prima a gironzolare tra i parcheggi o comunque tra delle piste, nelle piste piccoline. A 4 anni ho cominciato con delle gare cittadine in Sicilia, poi a 7 ho cominciato a fare delle gare regionali e poi diciamo, siamo andati sempre a aumentare il livello, prima zona sud, poi abbiamo fatto campionati italiani, poi europei e mondiali. E tra l'altro stavo accennando anche prima al tuo titolo nazionale, conquistato, se non erro, correggimi, nel 2021. Nel 2020, sì, 2020. in Formula 4, è stato un anno fantastico, è stato un anno ovviamente, diciamo, triste nella storia perché comunque ci sono stati moltissimi morti, c'è stata la pandemia, quindi non era un anno, diciamo, il miglior anno, cioè, ovviamente, era un anno triste per il mondo, però siamo riusciti comunque a renderlo un po' più felice come anno, ovviamente non per tutti, però per noi, il team, i miei tifosi e per me e la mia famiglia, vincendo appunto questo titolo di Formula 4. E questo diciamo che ti ha dato un po' lo slancio per iniziare a farti notare anche a livello internazionale, perché poi da lì in poi il cammino è stato praticamente un crescendo.
Beh sì, è ovvio, vincere al primo anno in monoposto, il primo campionato che si fa è una cosa che aiuta a dare appunto, come appena menzionato, uno slancio. Poi siamo andati nell'anno successivo in Formula Regional, dove nella seconda stagione sono riuscito anche ad arrivare secondo, e quest'anno siamo appunto in Formula 3. E come detto, fino ad ora è un crescendo, si spera ovviamente di andare sempre avanti, ma bisogna concentrarsi alla prossima prova libera, prova per prova, e cercare di far bene e migliorare sempre. Noi ne approfitto intanto anche per ricordare a chi ci sta seguendo che naturalmente siamo aperti, anche Gabriele è aperto alle vostre domande. Ne approfitto, faccio un piccolo intermezzo per ringraziare, oltre a Gabriele, anche la All Road Management, che è, diciamo, la società che segue Gabriele sia dentro che fuori le piste. Ecco, parliamo anche un po' di questo rapporto. La chiamata di Nicola Tott nella All Road Management, una specie di università per i piloti, faccio un nome su tutti, Charles Leclerc, seguito anche lui da questa società. Come sono nati i rapporti, come sono nati i primi contatti con loro e come vanno anche i rapporti con loro? Immaginiamo vada tutto a gonfie vele. Sì, beh, intanto grazie a loro comunque sono arrivato dove sono oggi. Ovvio, loro mi hanno supportato per tutta la mia carriera, sin dall'inizio del monoposto. E la chiamata arrivò nel 2018, circa a metà stagione, ero ancora in karting nel Coppa Junior. All'inizio non è arrivata, diciamo, direttamente da loro, ma è arrivato da delle persone per loro, appunto. Poi subito dopo c'è arrivato, dopo la prima chiamata, è arrivato subito dopo un'altra chiamata. Io e mio padre abbiamo pensato, vabbè, avranno sbagliato sicuramente, ora ce lo diranno. E invece ci hanno detto che di andare a Ginevra, comunque andare a parlare con loro. E da lì appunto sono nati degli accordi, e siamo rimasti contenti appunto del contratto che ci è stato proposto, e da lì appunto abbiamo firmato con loro, con Nicolas Todd e appunto la sua società che viene chiamata Road Management. E appunto ancora oggi siamo con loro, sono molto felice della nostra scelta che è stata fatta, e ormai diciamo è anche come una famiglia, perché comunque si è creato anche un rapporto di amicizia tra me e Nicolas, diciamo tutti gli agenti che vengono dietro di me nelle gare, come ad esempio Olivier appunto a Road, e quindi appunto si è creato questo bel rapporto e spero di continuare ad averlo per molti anni ancora. Ecco, tu poc'anzi parlavi della Formula Regional che ti ha visto protagonista, tra l'altro, con un altro tuo rivale, ormai quasi storico, visto che anche quest'anno in Formula 3 praticamente spesso e volentieri vi beccate ruota contro ruota, però sia Beganovic, ovviamente ce ne sono tanti altri, come Bortoleto che attualmente guida la classifica iridata. Parlaci un po' dell'impatto intanto con la Formula 3, sia come monoposto che anche come circuito, perché comunque di fatto viaggiate di pari passo con i grandi della Formula 1 e anche della GP2. L'impatto sia a livello appunto di guida delle monoposto, ma anche proprio a livello così, di circuito, di circus, visto che, come dicevo, praticamente condividete il paddock con quelli un po' più con quelli che vorreste un giorno anche emulare in Formula 1. Sì, beh, diciamo la Formula 3 in sé è una macchina molto molto più potente delle macchine a cui siamo stati abituati a guidare fino ad ora. Facendo un esempio banale, solo a Barcellona, tra una Formula Regional e una Formula 3 ci sono 10 secondi al giro di differenza. 10 secondi è un abisso, è moltissimo tempo. Si deve gestire la gara in un modo diverso perché si deve cambiare l'aerodinamica, diciamo, ci sono moltissime differenze. E poi ovvio anche il circus, il paddock, lì c'è un'area diversa, comunque si vede ci sono molti più tifosi appunto che seguendo la Formula 1 rimangono lì anche a seguire noi della Formula 3, e diciamo, un'area molto diversa appunto, più affollata, però molto bella, è una bella realtà da vivere. Ecco, veniamo adesso un po' ai risultati che magari possono interessare ai curiosi e amanti delle statistiche, però presumo, immagino che per voi ragazzi che state comunque crescendo, nel tuo caso parliamo appunto di un ragazzo che sta facendo la maturità, quindi giovanissimo, penso che vi importi più che altro crescere, prendere sempre più misura con le auto e magari migliorare, cominciare a studiare quei circuiti che un giorno sognate e ambite ad affrontare con le monoposto più importanti.
Sì, beh, è ovvio che in questo momento, in questo periodo della nostra vita, è il periodo in cui siamo come, tra virgolette, delle spugne, dobbiamo cercare di imparare il più possibile, prendere più informazioni, imparare dagli errori, però è ovvio che bisogna anche allo stesso momento far bene, perché come questo è un periodo dove si deve imparare molto, è anche un periodo dove si deve performare al 100%, si deve avere una gran performance, in modo tale da appunto cercare di avanzare nelle categorie. Quindi non è semplice, però è una cosa chiave fare entrambe le cose, quindi sia imparare e cercare di performare al massimo. E poi, ovvio, imparare circuiti nuovi, studiarne di nuovi, sempre ai simulatori, è anche una cosa che aiuta in futuro se si dovessero avere delle gare in appunto dei circuiti in più della Formula 1, è sempre meglio saperli che non saperli, appunto. Esatto, assolutamente. E intanto ci arriva un messaggio, grandissimo Gabriele, giovanissimo, molto maturo. Sono molto d'accordo con questa affermazione, anche da quello che ci stai dicendo. Veniamo adesso all'esordio. Esordio in Formula 3, più in generale, per me che assisto alle gare, più naturalmente sia per lavoro che per passione nei confronti del motorsport, la sensazione è che la fortuna, quando può scegliere, tende un po' a dimenticarsi di Gabriele Mini, riferimento a qualche contatto sfortunato. L'ultima gara a Barcellona, in cui c'è stato un contatto con Mansell, c'è stata anche la squalifica per i track limits. Dici un po', parliamo un pochettino a così, sbottoniamoci un attimino. Voi piloti, parlo nei tuoi confronti, ma anche nei confronti di piloti. Anche nel caso della Formula 1, spesso e volentieri sono arrivate anche delle lamentele pubbliche da parte di appunto artisti del volante delle quattro ruote nei confronti di questi track limits. Ritenete che siano un po' troppo restrittivi, considerando anche le performance e considerando anche quanto vanno veloce le monoposto? Beh, ovvio, ci sono dei punti in cui appunto è difficile tenere la macchina nei track limit, come ad esempio a Barcellona, in qualifica ho provato ad andare all'ultima curva alla stessa velocità del solito, soltanto eravamo in overheating sul riscaldamento con le gomme, quindi mi è risultato più difficile. Ho controllato 3 volte, però sono uscito di, non so, 5 centimetri fuori, quindi quello mi ha compromesso completamente il weekend, sono andato da una quinta posizione che era ottima a 18°, quindi è ovvio che non è ideale, però comunque le regole sono quelle, ovvio non piacciono perché è ovvio che ci sono alcuni punti in cui andare fuori, come è successo a me, si perde più tempo che recupera, quindi non è ideale, però comunque come ho detto è scritto nel regolamento, le regole sono così, quindi diciamo, per tutti uguali e bisogna rispettarle, c'è poco da fare. Tra l'altro, il weekend di Barcellona che è arrivato dopo quello magico di Monte Carlo, arriviamo proprio lì. Scendi dalla monoposto, vai a guardare i tempi, poi magari anche nel team radio ti è stato comunicato che eri in pole position. Qual è stata, ovviamente se te lo ricordi, perché immagino che così nel sussulto, nel crescendo di emozioni, magari uno può anche dimenticare la reazione, la prima reazione. Cosa hai pensato quando ti hanno detto che eri in pole? Diciamo che il giro sembrava molto buono, era molto pulito, anche molto al limite, però quando sono arrivato al traguardo, diciamo, la prima cosa che si guarda in un tempo sono i decimi per vedere che cosa si è fatto. La mia prima reazione è stata, beh, ho perso un decimo, ho detto no, mannaggia, diciamo, non ci sono riuscito a fare la pole. Poi ho guardato un po' più a sinistra, ho visto il 23, ho detto mamma mia. Sperando che appunto nessuno lo abbassasse, non so se fosse stata la pista, comunque se mi era uscito un giro, diciamo, super a me. E poi, dopo poche curve, ho guardato il televisore che era sulla destra e ho visto il secondo a un secondo, ho detto, boh, mamma mia. È stata una sensazione stupenda, ovvio, fare la pole a Monaco, dà ancora più soddisfazione di vincere, perché comunque, come ho detto molte volte, tra virgolette, la gara di Monaco è un po' noiosa perché dopo la prima curva, diciamo, è molto difficile cambiare le posizioni, dopo il primo giro specialmente. Quindi fare la pole e farlo con quel distacco è una cosa che dà ancora più soddisfazioni. Poi, ovvio, vincere la gara, fare il giro veloce, fare la pole nel weekend di Monaco, credo che sia una cosa di speciale. Ho detto molte volte che comunque se si deve voler vincere una gara all'anno, credo che tutti i piloti sceglierebbero Monaco. Quindi essere riuscito a vincere la mia prima gara e comunque vincere Monaco è appunto una sensazione molto speciale. Ecco, poi come si gestisce tu, abituato ormai si può dire, anche se hai 18 anni, abituato a vincere, perché tra il campionato italiano, tra diverse buone affermazioni in Formula Regional,
come si gestisce intanto il dopo vittoria, soprattutto su un circuito come Monte Carlo e soprattutto, specialmente in un contesto come una Formula 3, che è praticamente l'anticamera della GP2, come si gestisce anche nei rapporti mediatici, perché a Barcellona sicuramente sarei stato così, l'uomo copertina quando sei arrivato e quando sono iniziate le prove libere e poi le qualifiche. Beh, è una cosa normale, nel senso, chi vince di solito magari ha appunto tutti i media su di sé, gli occhi diciamo puntati su di sé. È ovvio che non è, può sembrare non semplice, però comunque noi piloti appunto in quanto già abbastanza abituati a queste pressioni anche da fuori, comunque è una cosa che si riesce a gestire almeno personalmente, non è una cosa che mi dà più pressione perché quando si ci mette il casco, quando si indossa il casco, si ci mette dentro l'abitacolo, diciamo, tutto va via, si pensa soltanto alla prossima curva da fare, cambiata di marcia dove farle, i punti di frenata, quindi comunque si tolgono tutti i pensieri appunto fuori dalla pista. Quindi diciamo è una cosa normale, normalissima per me avere queste pressioni in più, comunque quando si vince appunto avere questi occhi puntati su di sé in più, però si riesce a gestire. Adesso, tra l'altro, tu stai affrontando, come abbiamo già accennato e come potranno anche vedere i tuoi followers sui social, la prova dell'esame di maturità. Però la settimana prossima si torna in pista in Austria. Tra l'altro, una pista particolare perché praticamente è divisa in due: la prima parte molto veloce, la seconda parte piena di curvoni. L'hai già affrontata, la stai già studiando anche in base a quelle che poi saranno le opportunità in gara, perché ad esempio è un mio pensiero, naturalmente sono pronto a essere smentito, anche nel caso di buon piazzamento in qualifica e quindi per la sprint race con la griglia rovesciata c'è la possibilità anche di recuperare tante posizioni proprio in virtù delle belle staccate, dei rettilinei per poter cercare dei sorpassi. Sì, beh, diciamo, questi giorni sono molto impegnato, appunto, come menzionato prima, dagli esami. Gli ultimi 3 giorni ho avuto 3 esami, il primo della patente, che sono riuscito a passare, gli altri 2 della maturità, e tra pochi giorni avremo l'ultimo, appunto, esame orale della maturità. E nel pomeriggio arriverò a scuola con le valigie, il pomeriggio, appena finiti gli esami, andrò in aeroporto per, appunto, andare prima in Inghilterra a fare del simulatore. E da lì cercheremo di capire appunto i punti chiave della pista, i punti di sorpasso, i punti di frenata. Comunque è un allenamento molto utile, ma ciò non vuol dire che non stiamo già facendo da adesso con il simulatore, magari personale a casa o comunque guardando dati e video degli anni precedenti. E poi sì, Austria di solito è una pista in cui si può sorpassare, però è una pista anche molto difficile. In cui è molto difficile seguire i piloti davanti, in quanto appunto con l'aria sporca di solito si perde molto grip, quindi potrebbe succedere magari che il primo scapperà e poi ci sarà un trenino di DRS e ritornerà a essere comunque difficile sorpassare. Quindi bisogna vedere, bisogna capire anche con il degrado gomma come sarà, in quanto a Monaco si dice sempre che è una pista a bassissimo degrado, però con le nostre software gli ultimi giri perdevamo 3 secondi al giro, quindi non voglio neanche provare a immaginare cosa succederà in Austria con tutti i tornanti veloci in cui appunto le gomme soffriranno tantissimo. Ecco, tra l'altro il vostro è un calendario molto corto, se non erro 8 gare per la stagione 2023. Ti sei posto un po' anche dei piccoli obiettivi personali da qui alla fine della stagione, posto che comunque forse, ovviamente nulla è impossibile nello sport, ma forse Bortoleto è abbastanza difficile da raggiungere. Ti sei posto degli obiettivi da qui alla fine? Beh sì, ancora mancano 5 gare, dovevano essere 10 le gare, però adesso sono state passate a 9, in quanto appunto a Imola purtroppo ci sono state tutte le alluvioni, diciamo che hanno portato via moltissimo la città, e appunto questo dispiace moltissimo e credo sia stata una scelta giusta cancellare le gare. Però comunque, ancora come ho detto, manca più di metà campionato, c'è moltissimo tempo per recuperare o per perdere punti, quindi ovviamente noi credo che con il pacchetto che abbiamo in questo momento, possiamo giocarci anche la vittoria. Ovvio che Bortoleto parte con 30 punti di vantaggio, però ciò non vuol dire che è impossibile prenderlo. Solamente a Monaco, con un weekend in cui lui ha fatto un quinto posto, io in un primo posto ho recuperato 15 punti. Quindi comunque come si possono recuperare? Si possono perdere appunto visto Barcellona molto velocemente.
Non, io in questo momento ho bisogno di non pensare al campionato, non pensare alla classifica, come ho detto, cercare di prendere prova per prova, giro per giro e gara per gara, singolo a sé, e poi diciamo, i punteggi e la classifica si vedrà a fine campionato. Ecco, veniamo un po' adesso a qualche curiosità, ovviamente legata al mondo, al paddock. Come dicevamo prima, la Formula 3 condivide nei suoi weekend di gara il paddock, comunque il parco chiuso con GP2 e Formula 1. Hai avuto modo, di incontrare, interfacciarti con alcuni piloti di Formula 1, magari scambiare due chiacchiere e perché no, anche qualche consiglio che possono averti così fornito? Beh, di solito quando magari alla fine di una gara Alpine mi propone di andare in box con loro, ovviamente ci sono volte in cui è possibile, volte in cui magari devo lavorare con il mio team, quindi non è possibile, però sì, ovviamente essendo appunto al box Alpine la maggior parte del tempo sono più a contatto con Esteban e Pierre, scambio qualche parola con loro, sì, però anche loro sono molto impegnati, diciamo, strutturano il loro programma in base a quello che si deve fare, quindi non perdono tempo magari a chiacchierare. Sono molto concentrati sul loro lavoro, il che appunto è giustissimo, quindi c'è poca possibilità di parlare con loro, però sì, comunque si riesce a trovare magari nei momenti di pausa come al pranzo o a cena, si riesce comunque a trovare dei tempi in cui si può dialogare e questo lo ritengo molto utile anche per un punto di vista, diciamo, personale, per imparare, come ho detto, appunto, si ritorna al fatto di prima di essere una spugna, di imparare il più possibile da chi ne sa di più di te. Ecco, veniamo ai tuoi sogni invece. Viene quasi facile dire da italiano sognare un binomio vettura italiana, pilota italiano, lo vediamo in Ducati, in MotoGP con Bagnaia, con Bastianini. In Italia la Ferrari non porta un pilota italiano da 15 anni e per giunta per via di una sostituzione. Fisichella 2008, il tuo sogno è la Ferrari, il tuo sogno magari è andare per gradi e appunto visto che rappresenti Alpine. Magari anche partire da Alpine, dici un po'. Beh, ovvio, il sogno sarebbe principalmente quello di arrivare appunto al top dello sport, alla vetta dello sport che è la Formula 1. Rimango fedele comunque al mio team Alpine, in quanto appunto sono con loro, è un team fantastico, stanno dando molte possibilità di imparare, molte opportunità, quindi non posso che ringraziarli e appunto rimanere fedele a loro. Quindi il sogno sì sarebbe appunto di cominciare in Formula 1 anche con Alpine, però. Sì, diciamo la Ferrari, un team italiano, pilota italiano sarebbe anch'esso un sogno, però come si può immaginare, diciamo, come tutti i piloti che vogliono vincere, si vuole andare nella macchina più veloce, quindi beh, si vedrà. Io come ho detto, intanto penserò alla prima prova libera che ci sarà in Austria e poi vedremo cosa ci sarà in serbo per il futuro. Ecco, chi commentava sulla nostra diretta Facebook dicendo che sei molto maturo aveva pienamente ragione, ovviamente. Ultimissima cosa, se c'è un pilota, anche del passato, magari rivedendo vecchi filmati, a cui, al di là magari di quella che è la tua stima personale, a cui ti ispiri quando sali in macchina o se invece cerchi di mantenere un tuo stile, di mantenere appunto un tuo stile di guida, indipendentemente poi da quella che è la conformazione dei vari circuiti. Poi è ovvio che comunque è difficile sapere gli stili di guida dei piloti a sé, però degli idoli come ad esempio colui che mi è stato tramandato da mio padre, ad esempio Ayrton Senna, ho moltissimi filmati di lui a casa, ho sentito moltissimi racconti appunto da persone grandi come appunto mio padre, che nel periodo in cui Senna correva era maggiorenne come me, appena maggiorenne, e appunto ha vissuto quell'epoca di Senna e appunto di tutte le sue vittorie e anche purtroppo della sua morte, quindi comunque i suoi racconti sono stati tramandati a me, adesso lo vedo anche io come un idolo. Però come ho detto è difficile sapere gli stili di guida in sé dei piloti, quindi cerco di imparare il più possibile dalle persone che ho accanto, dai miei compagni di squadra, però ovviamente ci sono anche moltissimi idoli al di fuori di quello. Intanto chiudiamo con un messaggio che ci arriva dalla diretta Facebook, Francesco Mansella, tra l'altro misilmerese, quindi praticamente un tuo vicino, scusami, un tuo vicino di casa che ti dice: "Ciao Gabriele, sei già grande, ti consiglio di rimanere sempre con i piedi per terra in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie
Chi avrà sicuramente visto l'intervista e sicuramente la rivedrà, sicuramente si renderà conto di quanto Gabriele Mini sia un ragazzo che, al dispetto della giovane età, ha i piedi ben piantati per terra. Ne approfitto ulteriormente e definitivamente per ringraziarti intanto per la disponibilità in un periodo molto convulso. Complimenti per aver conseguito la Grazie. patente. Ultimissima domanda, ecco, mi è venuta in mente adesso. Per chi è abituato a girare sui circuiti a 200-250 all'ora, quanto può essere complicato prendere la patente in città? Diciamo che la patente è più sul sapere i cartelli, comunque su gestire le situazioni di traffico, è una cosa completamente diversa dalla pista, appunto. È più anche fare attenzione agli altri che a se stessi, quindi diciamo, sono due mondi opposti. La strada è una cosa in cui non bisogna correre, è un posto in cui non bisogna correre, appunto, stare attenti. La pista, ovvio, non vuol dire che non bisogna stare attenti, però si può andare forte, si deve cercare il limite e magari certe volte per trovarlo si deve anche sorpassare. Quindi, diciamo appunto la strada, più che altro la parte più complicata credo appunto sia stata quella degli esami teorici, appunto in cui bisogna studiare, però la parte della guida credo sia, in teoria dovrebbe essere un po' più semplice per Ho pensato che dicessi la parte più complicata è il parcheggio in orizzontale, l'ho detto. Ovvio anche quello, perché comunque se si dovesse mai mettere la retromarcia in macchina, in formula, credo che la gara non sia andata molto bene, quindi si spera di non metterla Si mai. sbloccano brutti ricordi se metti la retromarcia e quindi ci sta. Gabriele, ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia, per la disponibilità, anche per le risposte, naturalmente in bocca al lupo, e per la terza prova e per ovviamente la stagione in Formula 3. Grazie a voi, crepi il lupo e grazie mille ancora. Noi Ciao. salutiamo Gabriele, chiudiamo così la nostra diretta. La nostra intervista con Gabriele Mini. Vi ricordo che sicuramente la potrete ancora vedere sulla pagina Facebook, in integrale la potrete trovare anche sul canale YouTube di Sportisili, Sportisili che si impegna naturalmente già dal prossimo weekend a continuare a seguire il campionato del mondo di Formula 3 col Gran Premio di Austria sulla Red Bull Ring di Spielberg, casa di Max Verstappen, tra l'altro il campione del mondo in carica di Formula 1. Naturalmente auguriamo anche in questo caso a Gabriele di performare al meglio. Vi ricordo ovviamente di seguirci sui nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, di iscrivervi appunto al canale YouTube per rivedere il VOD della nostra intervista a Gabriele Mini e per vedere tutti gli altri contenuti. Naturalmente seguirci sul nostro sito www.sportisili.it per non perdervi neanche una notizia sullo sport siciliano a 360 gradi. Ne approfitto ancora una volta per ringraziare All Road Management per averci così consentito, per averci anche instradato a questa intervista con Gabriele Mini. Ancora una volta un saluto e un ringraziamento a chi ci ha seguito. Alla prossima! No.